Andiamo in collegamento con Massimo Cantone, istruttore di fitness, informatore sportivo. Buonasera Massimo, benvenuto. Buonasera a tutti e buona vigilia di Natale. Parliamo della nuova stagione di Sport & Benefit Italia, un programma che per tanti anni ho condotto io e del quale adesso ti ho passato il testimone. Sarai infatti tu il nuovo conduttore per la stagione 2023. Allora, per me è un grande onore prendere questo testimone. E comunque ci sono in programma grandi novità, nel senso ci interesserà spaziare dalla vela all'arrampicata, dall'apnea all'atletica, insomma gireremo, vi terremo compagnia a 360 gradi nel mondo dello sport. Cosa hai pensato quando ti è stato proposto la prima volta di condurre un programma in TV? Per me è stata una grande emozione comunque, non mi aspettavo di avere una considerazione così da parte dello staff. Tu sei stato selezionato perché sei un professionista nel campo dello sport, ma volendo approfondire, come è iniziata questa tua passione? Allora, nasce fin da piccolissimo, io da bambino ero appassionato di sport, ho iniziato col tennis, pattinaggio agonistico, per poi proseguire con l'atletica, bodybuilding, kickboxing, sempre comunque portati a livelli agonistici. Ok Massimo, grazie per la tua presenza. Ora vediamo una breve demo sulla nuova stagione di Sport & Benefit Italia. Via la regia. Eccoci all'interno del centro sportivo New Club di Villa Sor. Oggi, come accennato nella presentazione della puntata, ci concentreremo sull'allenamento di un gruppo muscolare per il quale mi viene richiesta molto spesso una particolare attenzione durante la programmazione di un allenamento. Di che cosa sto parlando? Dei glutei. Andremo quindi a vedere la conformazione anatomica, gli esercizi che solitamente consiglio, salvo eventuali casi in cui andremo ad adattare un esercizio in base alla fisiologia dell'individuo, le modalità di allenamento ed eventuali limitazioni. Per allenare in maniera efficace un gruppo muscolare importante e al contempo anche molto forte. Partendo proprio dalla conformazione anatomica, notiamo che il gluteo si suddivide in piccolo, medio e grande gluteo. Come si può vedere, il piccolo medio gluteo occupano la posizione laterale nella parte superiore del gluteo e hanno principalmente una funzione stabilizzatrice, fondamentale per la deambulazione, ma proprio per la loro posizione, se allenati troppo, vanno ad allargare i fianchi più che aiutarci a sollevare i glutei e intervengono in minima parte durante l'estensione dell'anca. Movimento che invece coinvolge maggiormente il grande gluteo. Per la sua conformazione, il gluteo è uno tra i muscoli più forti del nostro corpo, quindi è ovvio che un allenamento lattacido, con pesi leggeri e tante ripetizioni, sia poco produttivo. Meglio invece un allenamento con carichi progressivi, con i quali potremo ottenere sicuramente il massimo dei risultati. La funzione principale del grande gluteo è quella di estendere l'anca da anca flessa e riportarla poi in posizione anatomica naturale, oppure estenderla ulteriormente. Una cosa molto importante per un corretto sviluppo muscolare è raggiungere il massimo allungamento e il massimo accorciamento delle fibre muscolari. Perciò potremmo prendere in considerazione due esercizi fondamentali che coinvolgono in maniera completa il grande gluteo. Il primo per eccellenza è sicuramente lo squat. Completo, possibilmente in accosciata completa per poter allungare al massimo le fibre muscolari, dove possiamo ottenere la massima flessione dell'anca e quindi il massimo allungamento delle fibre muscolari. Per ottenere invece la massima estensione e quindi la massima contrazione del grande gluteo, io inserirei un esercizio come l'hip thrust. Perché consiglio un hip thrust piuttosto che uno stacco da terra a gambe tese? Perché durante l'estensione dell'anca entrano in gioco anche altri distretti muscolari come gli ischio pleurali, semimembranoso, semitendinoso e bicipite femorale, che hanno origine dalla tubulosità ischiatica e si inseriscono anche loro sul femore, contribuendo all'estensione dell'arto inferiore. Quindi, quando estendiamo la gamba, mettiamo in azione il nostro gluteo, ma anche gli ischio pleurali, bicipite femorale, semimembranoso e semitendinoso. Questi muscoli però, a differenza del grande gluteo, che è monoarticolare, si articolano anche sul ginocchio. Se invece lavoriamo con il ginocchio flesso, gli ischio pleurali sono accorciati e non riescono ad esprimere il massimo della loro forza. Lavorando a gambe tese, invece,
sono allungati e riescono a generare il massimo della loro tensione. Con l'hip thrust invece il ginocchio rimane flesso, i bicipiti femorali, semimembranoso e semitendinoso sono preaccorciati e il grande gluteo riesce a dominare il movimento. Perciò se una persona ha i muscoli posteriori della coscia molto forti, con uno stacco da terra a gambe tese andrà ad attivare maggiormente gli ischio crurali, semimembranoso, semitendinoso, bicipite femorale, piuttosto che lavorare bene sul grande gluteo. Quindi l'unione di due esercizi come lo squat in accosciata completa e un hip thrust sono una combinazione ideale per poter avere il massimo dei risultati. Un'altra cosa non trascurabile per quanto riguarda il fondoschiena è la mobilità articolare della zona lombare e la giusta lordosi, in quanto le ultime vertebre lombari che si collegano all'osso sacro e a sua volta si articola sul nostro bacino, se abbiamo una situazione dove le vertebre sono retilineizzate, quindi hanno perso la loro curva lordotica naturale, l'osso sacro è più verticale, quindi fa ruotare indietro il nostro bacino, dandoci quell'effetto di glutei piatti e cadenti. Al contrario invece, quando abbiamo una buona lordosi nella parte finale vicino all'osso sacro, esso rimane più inclinato, facendo ruotare le anche in avanti e portando i glutei più in fuori. Solitamente le ragazze che hanno una buona lordosi hanno anche dei bei glutei, al contrario delle ragazze che hanno una rettilineizzazione della zona lombare hanno anche difficoltà a sviluppare dei bei glutei nonostante durissimi allenamenti. Da non dimenticare che il gluteo è un muscolo che si attiva se abbiamo il bacino retroverso, ma se abbiamo una schiena dritta rischiamo di lavorare principalmente sugli ischio crurali. Nonostante gli sforzi, i risultati saranno sempre scadenti. Quindi nelle prossime puntate magari andremo a vedere quali possono essere gli esercizi per migliorare la mobilità della nostra colonna e per cercare di riacquisire le normali curve lordotiche. Dopo tutti questi preamboli, andiamo ad analizzare quale potrebbe essere una scheda tipo. La scheda deve prevedere degli esercizi fondamentali, che possono essere appunto uno squat e un hip thrust, degli esercizi complementari, che in questo caso possono invece essere degli stacchi da terra, preferibilmente a gambe flesse, proprio per il motivo di cui abbiamo appena parlato, degli affondi o degli step up e degli esercizi accessori, magari in quadrupedia con cavigliere, dove si cerca di fare una parte più metabolica. Ricordiamoci però che con gli esercizi a terra, in quadrupedia, con cavigliere e tante ripetizioni, si ha subito la sensazione di bruciore, ma solo perché si tratta di una zona di inserzione tendinea e con poco carico, tante ripetizioni, noi andiamo a creare acido lattico, che ci dà la sensazione subito di bruciore, ma questa è una sensazione dolorosa più di origine tendinea che muscolare. Una cosa invece estremamente importante durante la programmazione di una scheda, durante l'esecuzione di una scheda, è il sovraccarico progressivo, che è alla base dello sviluppo muscolare, indipendentemente dal muscolo di cui parliamo, può essere un bicipite, un pettorale, una gamba o un gluteo, e soprattutto indipendentemente anche dal sesso, e questo è un aspetto che molto spesso dal pubblico femminile viene trascurato, perché si ha la paura di diventare mascoline o di perdere la propria femminilità. Quindi riassumendo, se vogliamo avere un bel gluteo, le cose da fare sono quattro. Okay. La prima è la scelta degli esercizi fondamentali, la corretta esecuzione, i carichi progressivi, dobbiamo aumentare i carichi perché sennò non otterremo mai risultati, e dobbiamo per forza migliorare la nostra mobilità articolare, soprattutto della zona lombare. Bene, per oggi è tutto, grazie della cortese attenzione e a presto.